Sono grato al sottosegretario alla presenza del Consiglio Luca Lotti di questa sua visita istituzionale a Mazara del Vallo. Ci siamo recati in Capitaneria di Porto per parlare delle problematiche del Porto Canale, del porto nel suo complesso, sia per quanto riguarda il dragaggio del Porto Canale. Abbiamo, come dire, annunciato che fra qualche giorno si risolverà il problema legato alla procedura, diciamo, di tutela dell'ambiente, quindi al parere che l'assessorato Regione Territorio e Ambiente deve rilasciare. Quindi a breve, essendo la gara già aggiudicata, si potranno iniziare i lavori anche per l'illuminazione del porto, su cui la Giunta di Governo ha definito il finanziamento per poter illuminare il porto. Qui la visita in questo ospedale straordinario, nuovo, innovativo, che fra qualche settimana aprirà i battenti, che è già funzionante. Il sottosegretario ci teneva proprio, come dire, a visitare un'opera che indica anche una svolta nel metodo, un'opera realizzata con tempestività in poco più di 2 anni e mezzo e che fra qualche settimana aprirà i battenti al servizio dei cittadini mazzaresi, non soltanto i cittadini mazzaresi, con il primo apparecchio di radioterapia della provincia di Trapani e di questa porzione di territorio che è stata sempre, come dire, marginale da questo punto di vista. Quindi una grande soddisfazione per questa visita del sottosegretario Lotti nella nostra provincia. Abbiamo preteso come Partito Democratico che le istituzioni fossero presenti nel nostro territorio, perché Mazara non può rimanere indietro, Mazara deve essere al centro dell'attenzione del governo regionale e del governo nazionale. Abbiamo lavorato in silenzio, come è il nostro costume fare. Il Partito Democratico vuole stare accanto ai cittadini, governare i problemi dei cittadini e della città, e abbiamo chiesto con forza che si mettesse fine a questa lunga attesa del dragaggio del porto di Mazara del Vallo, che rappresenta il cuore pulsante non solo della marineria, del comparto, ma della città stessa, perché sappiamo che da lì potrebbe ripartire anche il rilancio economico ed essere punto di attrazione anche sotto il punto di vista turistico. Abbiamo avuto il piacere di ospitare l'onorevole Baldo Gucciardi insieme al sottosegretario Lotti, che ha voluto fortemente vedere questa struttura, che è esempio virtuoso in Italia, dove le opere pubbliche spesso e volentieri per decenni non vedono la luce, e qui invece un esempio virtuoso in pochi anni è stato rimesso su, e soprattutto perché sarà la prima radioterapia in provincia di Trapani ad essere a servizio non solo dell'utenza mazzarese ma dell'intero bacino. Mi pare che queste sono le cose su cui deve puntare la politica, mi pare che queste sono le cose su cui l'impegno di tutti noi che ci adoperiamo per fare politica debba andare. Sì, un momento importante questa della visita del segretario Luca Lotti, è un momento di importanza fondamentale per tutto il territorio, un ospedale che potrà esprimere quelle competenze per soddisfare le esigenze dei cittadini di Mazara e non solo, e questo naturalmente in un quadro anche regionale di una rete ospedaliera sempre più competitiva ed efficace aiuterà e sarà vicino ai cittadini. Questo è quello che vogliamo fare, il nostro impegno è dare una collaborazione fattiva nel risolvere i problemi a Mazara. L'incontro in Capitaneria per verificare lo stato dell'arte dei lavori sul porto, l'illuminazione, il dragaggio, tutte opere previste nel patto con la Regione Sicilia. Avevamo detto che il patto sarebbe stato qualcosa di concreto, dei denari concreti, certi, che il governo avrebbe verificato insieme alla Regione Siciliana, e questo sta accadendo, e quindi sfruttare queste occasioni per verificare, controllare e far sì che i cittadini abbiano quei benefici dal patto con la Regione Sicilia e il governo italiano che necessitano e che da troppo tempo stavano aspettando. Erano 20 anni che si parlava di queste importanti opere sul porto di Mazara del Vallo, oggi finalmente potremo iniziare a vedere i lavori. E poi un'altra occasione per visitare un'opera così bella che mi auguro presto possa essere fruita da tutti i cittadini di Mazara del Vallo, e non solo, un ospedale bellissimo, un qualcosa che tra qualche settimana è pronta. Insomma, c'è qualcosa che si muove, c'è una Sicilia in movimento, c'è qualcuno che sta lavorando per il bene dei cittadini e noi siamo qui a supportarlo.